Si è appena conclusa una riunione al comune di Golfo Aranci, con noi l'amministratore unico di Abbanoa, Alessandro Ramazzotti. Dal punto di vista idrico, un'estate in Sardegna non semplice. Un'estate difficile, con due fenomeni concomitanti e fra loro opposti. Secondo me la massima punta di presenza turistica nell'isola di questi ultimi anni e dall'altra la stagione più siccitosa, quindi tanta gente, tante presenze e pochissima acqua. Con anche un aggravante, che l'acqua che abbiamo, in Sardegna non ha fonti naturali, dobbiamo potabilizzarla e siccome gli invasi sono molto ridotti è di pessima qualità, quindi poca acqua e anche grande fatica a renderla potabile. Praticamente ogni giorno le vostre squadre sono impegnate per risistemare qualche condotta idrica. Qual è la situazione impiantistica nell'isola? Beh, intanto faccio una premessa, per noi l'estate è come il Natale per i supermercati, è la stagione clou, ci giochiamo molto della nostra capacità e anche del nostro ruolo in Sardegna in una regione difficile. Ci sono reti vecchie, impianti fatiscenti, abbiamo ereditato, perché siamo solo dei gestori di impianti altrui, dei ferri vecchi. Fortunatamente ci sono in Sardegna investimenti, la regione ha messo a disposizione risorse notevoli per intervenire e sanare, quindi stiamo intervenendo dappertutto, cambiando reti, ammodernando impianti. Un grosso intervento abbiamo fatto ultimamente che riguarda questa zona è a Lagnata. Abbiamo investito, credo, 3 milioni e mezzo e Lagnata vorrei che invitarvi anche a fare un sopralluogo, adesso un impianto che comincia a dimostrare di far bene il suo mestiere. Per molti cittadini Abbanoa è spesso sinonimo di disservizi e bollette e l'amministratore Ramazzotti non è tra le persone più simpatiche che ricordano. Cosa si sente di dirgli? Beh, intanto chi chiede soldi, chi chiede fatture non è mai simpatico. Poi in Sardegna abbiamo un record regionale, che una volta, non che i sardi non pagassero, perché i sardi sono dei pagatori buoni come gli altri, non era un'abitudine pagare l'acqua, perché le aziende di prima non avevano l'esigenza di farsi pagare le bollette, perché gli enti locali e le regioni a fine anno gli tappavano il buco di bilancio. Noi viviamo degli incassi. Abbiamo 1.400 dipendenti, lavoriamo in tutta la Sardegna e viviamo con i soldi del servizio. E quindi siamo costretti, obbligati a chiedere quella rigore, quella frequenza, quell'intensità di pagamento che prima non era richiesta. E questa è una novità che è un po' infastidito, ma voglio ricordare però che su 10, 8 sardi pagano sempre. E quindi chiedere i soldi a tutti è anche un modo per tutelare coloro che regolarmente fanno il loro dovere. L'impiantistica sarda non è eccellente, lo sappiamo, ne abbiamo parlato prima. In termini economici, quanto servirebbe come fondi per ristabilire una situazione ottimale? Beh, intanto dobbiamo uscire da una vecchia cultura, che le perdite in Sardegna, che sono uno, diciamo così, degli elementi di maggior allarme e uno dei livelli più alti d'Italia, non si combattono solo cambiando tubi. Le vecchie culture pensavano che bisogna cambiare tutti i tubi in Sardegna per andare a posto. Non è così. Ci sono dei metodi di misura delle pressioni, di misurazione e, diciamo così, distrettualizzazione delle reti che sono molto efficaci. Abbiamo fatto un progetto che è quello di Oliena, dove abbiamo praticamente ridotto del 40% le perdite in rete con un lavoro di appena 3 mesi e adesso partirà un progetto di 30 comuni, tutta la Sardegna, dove con queste tecniche e con un costo che sarà rilevante ma non di cifre esorbitanti, cercheremo di abbattere almeno del 10% l'attuale livello di perdite in Sardegna che è del 53%. Come tempistica, quanto ci vorrà per avere una Sardegna al passo? Noi abbiamo un progetto, dicevo, di 30 comuni subito, partirà in autunno, lo vedremo in primavera già a buon punto, poi partirà un progetto per altri 100 comuni e un altro per altri 100 comuni. Credo quindi nel giro di 2 anni avremo 230 comuni con perdite ridotte di più del 10%.